vedere appunto che la verticale della schiena, nonostante la spinta, si sposta costantemente sempre avanti. Buongiorno a tutti amici del canale SOS Danza, la casa dei ballerini. Oggi, prima del video, volevo raccontarvi un aneddoto. Quando io ho iniziato a ballare in coppia, fin da piccolo, tutte le persone a cui dicevo appunto lo sport che facevo, quando dicevo ballo le danze standard, mi dicevano: ah sì, il liscio, il liscio. Danze standard e liscio sono due cose completamente differenti. Si ballano in coppia, ma stiamo parlando di due discipline profondamente diverse. Come dire le mini moto e la MotoGP. Si va in moto, c'hanno il manubrio, due ruote, ma si sta parlando di cose completamente, di due mondi completamente diversi. Magari alla base sono governate da regole abbastanza simili, ma c'è tutto un mondo attorno completamente diverso. Sul nostro canale troverete decine e decine di video di figurazioni e passi di danze standard. Oggi andremo a vedere invece che cos'è questo liscio, in particolare il suo vero nome è liscio unificato. Per avvicinare chi non ha mai visto un ballo del liscio unificato, questa volta abbiamo deciso di partire dalla mazurka. La mazurka è il primo ballo del liscio unificato e anche quello, diciamo, fra virgolette, più semplice da imparare, almeno all'inizio. Come vedete, la base di mazurka sostanzialmente consiste in una camminata. Una camminata però un po' particolare, un po' ci sono delle cose tecniche all'interno che la rendano ostica se si vuol fare nel modo corretto. Se invece ci si mette a marciare come dei corridori, ovviamente diventa tutto più semplice. Spesso infatti le persone intendono, quando dicono liscio, lo intendono anche con un termine un pochino dispregiativo, si immaginano dei saltellini un po' idioti messi in qua e in là quando ci si abbraccia con il proprio partner. Lauretta, via bimba dorata. Invece il liscio unificato è una disciplina nazionale molto interessante e aggiungerei anche molto faticosa. Ricordo ancora una mia partner che al termine di un campionato italiano vinto uscì piangendo, ma uscì piangendo non perché avevamo vinto il campionato italiano, ma bensì perché il DJ si era scordato le musiche e ci aveva fatto dei brani lunghissimi, e il liscio unificato è fatto da balli molto molto faticosi. Sfido tutti a fare 3 minuti di polka e non uscire con un polmone in avaria. Ovviamente rispetto alle danze standard sono più semplici, ma non per questo possono essere in grado di donare alla coppia altrettante soddisfazioni. La grossa differenza sta nel come ci si approccia a questi balli. Se ci si appassiona e si va a fondo nello studio di questi balli, alla fine andremo a vedere che le regole base che governano questi balli sono poi le stesse basi che ci servono per ballare bene le danze standard. Quindi, come abbiamo detto, profondamente diversi ma anche molto simili per certi aspetti. Ora adesso basta chiacchiere, perché ovviamente non posso farvi capire che cos'è questo benedetto liscio unificato e cos'è questa mazurka. Andiamo a vedere, in questa prima puntata dedicata al liscio unificato, di cosa si tratta la camminata di mazurka. No, fermi, mi ero scordato. Iscrivetevi prima al nostro canale YouTube, noi vi portiamo il liscio unificato a casa e voi ripagateci un pochino iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando anche la campanellina. Attivando la campanellina, tutte le puntate ora che faremo anche sul liscio unificato vi arriveranno direttamente sul vostro telefono. Se no poi magari passano le settimane, il telefono non dice nulla, ve ne scordate e magari sono uscite 3 puntate nuove e voi non l'avete visto. Non correte questo rischio e iscrivetevi e attivate la campanellina. Se anche voi avete praticato il liscio unificato e avete avuto soddisfazioni praticando in coppia questo genere di ballo, commentate qui sotto e fatecelo sapere nei commenti. Per togliere un po' di confusione rispetto a quello che è realmente la base della mazurka, andiamo ad analizzare prima quali sono i passi e poi il lavoro dei piedi. Per esempio, se noi vediamo ballare la mazurka in sala, spesso vediamo questo, una specie di camminatina saltata per andare semplicemente un pochino seguendo il ritmo di quello che può essere una mazurka. Invece il lavoro dei piedi è fondamentale, perché prima di tutto i passi sono 3, non sono una serie infinita di passi senza una regola, ma sono 3. Il primo è tacco e si parte con il piede sinistro, il secondo è pianta e il terzo è pianta-tacco. Quindi se vedete è sinistro, destro, sinistro, e qui si chiude il primo ciclo. Sinistro, tacco-pianta, destro, pianta, sinistro, pianta-tacco.
Continueremo facendo il 4-5-6. 4, tacco pianta, 5, pianta, 6, pianta tacco. Come vedete, il lavoro dei piedi è molto complesso perché non è tutto tacco verrebbe normale, camminare, allungare senza problemi. Quando ci si ritrova a muovere in velocità, con questo lavoro dei piedi spesso si va a inciampare, cioè si inizia a vedere movimenti tipo questo, uno e non si riesce più a coordinare il lavoro dei piedi. Perché? Perché va imparato molto lentamente, uno si deve mettere lì e provarselo piano, fare tacco, pianta, pianta, tacco, tacco, pianta, pianta, tacco. In questo modo piano piano si riesce a gestire i piedi in modo molto più veloce e si riuscirà a tenere anche un pochino più la velocità del corpo. Spesso, molte volte, l'errore qual è? Quello di buttare troppo il corpo, e quando il corpo supera i piedi, a quel punto i piedi non vanno di pianta e frenano, non c'è più niente da fare. Quindi anche il gioco dell'equilibrio della schiena e della postura è fondamentale. La base serve per imparare questi concetti e iniziare a percepire che se io sono messo per bene come via verticale, come mia postura, riuscirò anche a fare bene il tacco, la pianta e il piantatacco. Il tacco, la pianta e il piantatacco. Se invece ho una postura più rilassata, più goffa, quando andrò a muovere andrò a fare subito questo. Uno, prenderò velocità, inizierò a inciampare e la povera ballerina prenderà tutto il peso del cavaliere addosso. Essendo un ballo molto veloce, quindi si somma, diciamo, l'energia che si crea con i piedi all'energia che si dà con la schiena, lo sbilanciamento del corpo. Quindi è fondamentale sapere anche spingere. Quando si è imparato il giusto tacco e pianta, bisogna riuscire a fare profondo, punta, scendo, profondo. Se vedete, c'è una bella spinta. E non deve essere il classico passo che si vede fare in sala da ballo, lungo, corto, corto, perché molte volte spesso i ballerini fanno i furbi, perché siccome è complicato mettere i piedi, cosa si fa? L'uno lo posso allungare perché tacco. Il pianta pianta o pianta 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 tacco, siccome è più complesso, si fa due passettini sul posto, lungo due passettini e si va a pesticciare. Tutti i passi hanno la stessa importanza. Ovviamente il numero 1, essendo il passo, diciamo, più di drive, avrà più spinta. In percentuale il numero 2 sarà un pochino meno spinto perché spinge in elevazione. Però non è che si deve vedere un passo qua, si deve vedere una spinta che comunque permette al piede di scivolare e andare in profondità. Siamo in elevazione, il tacco non è in terra, da qui si deve vedere il piede passa, la punta si va a allungare, si fa il piantatacco scivolando in profondità. Avere questo buon lavoro dei piedi vi permette di gestire anche il corpo, perché quando il corpo prende velocità, ovviamente se siete in elevazione, il corpo che prende velocità non cade lì, il corpo vi porta ad andare oltre. Quindi se voi non siete capaci di allungare e mettere bene i piedi e il corpo vi porta oltre, vi porterà a cadere inesorabilmente. Il sacrificio più grosso però lo fa la ballerina, perché nella base della mazurka la ballerina muove sempre indietro. Fino a che non si fa qualche figurazione, la ballerina è condannata a un movimento monotono indietro, che è molto difficile. L'uomo inizia di piede sinistro, quindi la ballerina ovviamente inizierà di piede destro e non farà pianta tacco, pianta pianta tacco, perché è impossibile, e non farà tacco pianta 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 tacco, perché è impossibile, ma farà pianta tacco, pianta pianta tacco sull'1, 2, 3. Continuerà, ora l'ho fatto un pochino troppo grande, esco dall'inquadratura, continuerà facendo pianta tacco, pianta, pianta tacco, primi 3, 4, 5, 6, pianta tacco, pianta, pianta tacco. In questo modo, se vedete, i passi saranno speculari, ovvero mentre l'uomo muove avanti, la donna con gli stessi passi muove indietro. Il lavoro del piede è molto meno complicato, perché ovviamente non c'è movimenti naturali, pianta tacco è naturale, si rimane sulla punta non appoggiando il tacco, questo è importante, e si va indietro con il pianta tacco per riprendere il peso. Il difficile però è riuscire a gestire la velocità, perché l'uomo spesso aggredisce troppo con la schiena, la donna dovendo muovere indietro si ritrova il peso dell'uomo che muove dall'alto e tende a cadere sui tacchi facendo i passi minuscoli e rimanendo incastrata sotto con le gambe, e si crea una situazione veramente pericolosa e molte volte porta anche alla caduta.
Per riuscire a muovere bene è necessario, con calma, come si è detto per il cavaliere, riuscire a distendere bene, a preparare bene la gamba. Non significa fare un passo enorme. Se io voglio fare un passo indietro, non dovrò fare un passo lanciato, perché come vedete si otterrà l'effetto opposto. Mi sembra di allungare tanto, ma la schiena cade in avanti, poi da qui farò questo movimento e rimango sempre fermo. È importante distendere la gamba fino a dove si riesce. Questa è una preparazione corretta. Da qui è fondamentale sentire la spinta del piede d'appoggio. Quindi è tutto focalizzato sulla spinta della gamba davanti. Io mi dovrò sentire sempre con una giusta trazione. Spingo dal piede sinistro e fo l'1, spingo dal piede destro e fo il numero 2, spingo dal piede sinistro e fo il numero 3. La spinta dal piede sinistro, dall'elevazione, è un po' difficile e andremo ad analizzarla in vari speciali che vedrete di Danza Express. Questi movimenti che facciamo, muovendo indietro, sono fondamentali perché? Perché spingendo dalla gamba riusciremo a creare spazio senza esagerare. Cioè, io creo il passo indietro, mi spingo e creo il giusto spazio al ballerino perché mi sto spostando come verticale. Mentre se tiro indietro di schiena, creerò spazio al ballerino e si sente tirare, però le gambe non creeranno nessun tipo di spazio. O viceversa, se allungo, magari creo tanto spazio che il ballerino non riuscirà a utilizzare. Perché? Perché si ritroverà la testa della ballerina qui e non riuscirà a muovere nemmeno in avanti. Quindi anche per la ballerina è un ruolo leggermente diverso, ma è fondamentale riuscire a dare questa spinta in profondità, ovvero profondo, pianta, pianta, profondo. Vietato fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché si finisce sempre più sotto e si va a creare un ballo veramente brutto e poco anche estetico e poco piacevole da praticare. Come viene quindi la mazurka in coppia? Andiamo a vedere questi semplici passi in continuità eseguiti con la ballerina. Adesso io potrò partire facendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono diciamo tre volte la camminata ripetuta. Una volta partirò di piede sinistro, una volta partirò di piede destro, una volta di piede sinistro e viceversa la donna. Andremo a fare quindi tacco, pianta, 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 tacco, tacco, pianta, 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 tacco. Non, ovviamente per esigenze di ripresa non riesco a farne di più perché altrimenti dovrei andare a 12 km. Dobbiamo vedere quindi il lavoro dei piedi. Il lavoro dei piedi abbiamo visto è tacco pianta, 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 tacco, ma non per questo, come abbiamo visto prima, facciamo questo. Tacco pianta, 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 tacco, tacco pianta, 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 tacco, tacco pianta, 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 tacco. In questo modo riesco a farne entrare anche 4 in un'inquadratura. Però ovviamente cosa significa? Significa che ho fatto i passi dando importanza al numero 1 e sottovalutando il 2 e il 3. Invece io voglio vedere una camminata e diventa profonda sul numero 1, profonda in spinta sul numero 2, profonda in spinta sul numero 3 e discesa, profonda in spinta sul numero 1, profonda in spinta sul numero 2 e discesa ugualmente profonda sul numero 3. In continuità quindi verrà una camminata molto aggressiva, ovvero non la classica camminata saltellata, ma una camminata molto potente di questo genere. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ripetendola dal lato più favorevole all'inquadratura, proviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantenere il bilanciamento della coppia in questa camminata è fondamentale. Perché? Perché muovendo in avanti velocemente per l'uomo è molto facile iniziare a fare questo movimento qua. Cadere di schiena in avanti. Più voglio spingere, più magari butto la schiena avanti, sacrificando la ballerina che, come vedete, cade di schiena indietro. Quello invece si deve vedere, appunto, è come abbiamo magari spiegato nell'Argentino battuto, nei passi di cambio, nelle scorse puntate del Mondo Perduto, si deve vedere appunto che la verticale della schiena, nonostante la spinta, si sposta costantemente sempre avanti. La ballerina non viene mai messa, facendola all'incontrario, l'uomo dovrebbe fare la stessa cosa. Non si deve vedere che tira indietro, ma si deve vedere la verticale che si sposta in modo costante. Quindi ricapitolando, una buona energia, quindi una buona spinta in profondità che deve mantenersi in modo chiaro su tutti e tre i passi.
Ovviamente l'1 sarà una spinta più in profondità, mentre il 2 e 3 sarà una spinta in quantità ovviamente minore perché si va in elevazione e in discesa da un'elevazione. Però l'energia deve sempre rimanere il più possibile costante per mantenere appunto questa sensazione di movimento in profondità lungo la pista. Il lavoro dei piedi, molto preciso, tacco pianta, 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 tacco, ed inoltre non scordiamoci la verticale che deve rimanere sempre precisa, non si deve vedere barcollare quando si eseguono questi passi in continuità. Lo sapete che ogni volta che terminate di vedere un nostro video e ovviamente mettete like e lo condividete, in Italia nasce un nuovo ballerino? Ebbene sì, da oggi anche te potrai contribuire a popolare il mondo della danza sportiva in Italia. Scommetto che ti stai chiedendo come fare. Beh, puoi iniziare proprio guardando questi due video che abbiamo scelto per voi.